La Sartiglia per me è una serie di emozioni che iniziano, diciamo, dal dopo Natale, e dalla nomina dei subcompositori, poi soprattutto quest'anno che appunto sono io, sino, diciamo, arrivare alla Sartiglia. Quindi per me, soprattutto poi quest'anno, è proprio il coronamento è la realizzazione, diciamo, del sogno che avevo appunto da bambino. Quindi emozioni su emozioni, dal giorno della nomina al giorno della Candelora, e ancora a tutt'oggi, prima veramente appunto del giorno in cui farò appunto subcompositori. Per Oristano e soprattutto per un oristanese, anche lì la Sartiglia è difficile descriverlo, però anche lì è un'atmosfera che si crea nella città, nelle persone, dove appunto subito dopo le festività natalizie a Oristano si parla solo di Sartiglia. È una cosa che tutti gli anni va appunto in automatico, perché passate appunto le feste di Natale, Oristano si parla solo di Sartiglia. E, ripeto, subito dopo la nomina dei subcompositori, che avviene sempre poco prima di Natale, allora lì la gente inizia già a masticare, sentire e vivere appunto la Sartiglia. Essere subcompositori, di giorno in giorno io mi sto accorgendo che, a parte che è una cosa bellissima, però allo stesso tempo è una cosa che ti permette di confrontarti con le persone, di avere dei rapporti con tutti. Partiamo dalla parte col sindaco, con il gremio, con tutte le persone appunto che sono importanti per Oristano. Ma anche con le persone normali, perché ti accorgi quando vai in giro che le persone ti guardano in un certo modo, sembra che sei per loro, diciamo, un idolo, forse è troppo, però vedo nelle persone appunto che trasmetti, e loro appunto ti trasmettono queste emozioni che sono indescrivibili, bisogna esserci per raccontarle veramente. Io faccio degli esempi quando giro in città con la famiglia o da solo, mi capita che delle persone mi fermino, mi facciano l'in bocca al lupo, delle persone addirittura si commuovono, mi abbracciano. Quindi sono queste le cose belle che non ho mai avuto appunto sino ad oggi l'occasione di provare, che appunto non ho mai avuto l'occasione di provare, e soprattutto ti danno quella carica giusta e quelle emozioni per affrontare questo importante compito. Come importanza del ruolo, lì io ce la sto mettendo tutta, tutti i giorni, allenandomi con i compagni, da solo. Anche se questa è la 28ª Sartiglia che faccio, non è mai troppo per essere pronto ed esperto. In ogni caso bisogna allenarsi, provare le varie cose che appunto si effettueranno il giorno, da solo e con i compagni. Io ce la sto mettendo tutta, quindi spero di realizzare questo compito nel modo miglior possibile, sia per me, per i miei compagni, per i cavalieri e appunto per la città, perché subcompositori per Oristano è tanto, quindi io ce la metterò tutta appunto. L'augurio mio da vestiti compositori sarà, o vorrei che fosse appunto, che si torni appunto a vivere, emozionarci con la Sartiglia che abbiamo sempre conosciuto, che io ho conosciuto da bambino, e spero che anche i bambini gli venga trasmesso tutto questo dai genitori, dagli amici, dai familiari, e soprattutto da noi, che in quei 2 giorni dobbiamo essere bravi a trasmettere appunto
appunto alle persone, all'oristanese, anche ai turisti, a tutti, dobbiamo essere capaci di trasmettere le emozioni che la Sartiglia dà e che deve dare.